È uscita la settimana enigmistica e oggi vi guiderò nella risoluzione di uno dei giochi più amati e più odiati della rivista, la ricerca di parole crociate. Andiamo ad analizzare lo schema. Ho usato quello di qualche settimana fa, così se volete cimentarvi in quello di questa settimana non avete spoiler indesiderati. Ma andiamo a guardare cosa c'è nello schema. Praticamente niente, solo una casella con il numero 1. E il numero 1 messo in quella posizione significa che le tre caselle poste alla sua sinistra andranno tutte e tre annerite. E adesso andiamo ad annerirle. Di solito si usa il puntino, ma qua posso andare sul sicuro perché tutti gli schemi di ricerca di parole crociate sono esattamente identici, almeno all'inizio, e hanno in comune anche un'altra caratteristica distintiva, il fatto che l'uno orizzontale e l'uno verticale siano entrambe definizioni generiche, cioè definizioni che non riusciremo a scrivere a colpo sicuro. Facciamo un esempio, uno orizzontale, una parte del discorso. Cosa può essere? Nome, aggettivo, congiunzione, insomma tante cose, non sappiamo quale possa essere. E anche l'uno verticale non è da meno, un agente atmosferico, può essere neve, pioggia, nebbia, insomma, qualsiasi cosa. Non abbiamo indizi, dobbiamo rivolgerci allora alle definizioni verticali successive all'1. 2 verticale è la quota del gettito IRPEF destinabile a enti religiosi. Questa la sappiamo, è l'8 per 1000. Però non sappiamo dove si trovi, perché noi saremmo portati a pensare che il 2 verticale fosse accanto all'1, esattamente adiacente. Ma in realtà non è così, perché questa casella potrebbe essere nera. E se questa casella fosse nera, allora il 2 verticale sarebbe qui. E se anche questa fosse nera, in questo caso il 2 verticale sarebbe qua. Insomma, non sta scritto da nessuna parte che l'1 verticale e il 2 verticale debbano essere parole vicine. Stessa cosa vale per il 3. Insomma, abbiamo le parole verticali, ma anche se le sappiamo non riusciamo a metterle sullo schema a colpo sicuro. E allora cosa facciamo? Usiamo un espediente. Siccome la matita è da pusillanime, noi usiamo il bordo superiore della rivista per scrivere le parole verticali, ma non serve scriverle tutte. Basta scrivere le prime lettere. Ad esempio, per 8 per 1000 scriviamo O. Tra poco scoprirete perché ho fatto questa cosa, ma guardiamo il 3 verticale, un bizzarro capriccio, definizione talvolta usata in enigmistica, è una mattana. E quindi scriviamo mattana accanto a 8 per 1000, MAT. Solo le prime lettere anche in questo caso. Perché le ho scritte distanziate? Appunto perché non sappiamo se e quante caselle nere ci siano a separarle. Potrebbero anche essere adiacenti, potrebbero essere ravvicinate, ma anche no. E quindi non le scriviamo con un po' di spazio. Stessa cosa facciamo per il 4 verticale. I globuli rossi sono gli eritrociti. Anche in questo caso scriviamo le prime lettere ERI sul bordo superiore. Fermiamoci un attimo e andiamo a vedere cosa abbiamo a disposizione. Sulla prima riga, cioè le lettere iniziali delle parole verticali, sono O, M, E. Potrebbero anche essere consecutive queste lettere, nel senso che queste tre parole verticali potrebbero essere adiacenti, una accanto all'altra. In questo caso si formerebbe il gruppo di lettere OME. E visto che l'uno orizzontale è una parte del discorso, uno potrebbe pensare che si tratti di nome. Ma per adesso non scriviamolo, perché dobbiamo esserne certi. Se scriviamo una parola senza essere sicuri, la ricerca di parole crociate molto spesso ti frega. E quindi che facciamo? Andiamo a vedere invece le orizzontali, parole orizzontali successive all'uno orizzontale. 6 orizzontale, in fondo ai Pirenei, nel senso di in fondo alla parola Pirenei. Qui si tratta delle due lettere E, I, ma in questo caso potrebbero essere ovunque, nella prima riga, nella seconda, insomma, non lo sappiamo. 7 orizzontale, giudica su ricorsi amministrativi. Attenzione, qua invece sappiamo la risposta e sappiamo anche dove potrebbe andare, perché nella seconda riga noi abbiamo le lettere T, A, R. E chi giudica su ricorsi amministrativi? Precisamente il TAR. Questo ci dà un indizio, queste tre parole potrebbero effettivamente essere consecutive e contigue nello schema. In quel caso appunto si formerebbe la parola TAR, anzi possiamo dire che siamo sicuri che le tre parole in questione siano contigue, perché è una coincidenza troppo grossa. Il problema è un altro, non sappiamo ancora a che altezza dello schema saranno queste tre parole. Come vedete potrebbero fluttuare a destra e a sinistra e TAR comunque sarebbe sempre valido. Una cosa però sappiamo per certo, che non possono stare qua. La parola TAR non può essere qua dove avevamo ipotizzato. Per quale motivo? Perché se TAR fosse qua e magari l'uno orizzontale fosse nome come avevamo ipotizzato, in realtà prima di TAR ci sarebbe una casella nera, e essendoci una casella nera sotto la casella col numero 1 non potrebbe esserci un 1 verticale, e quindi scartiamo l'ipotesi che l'1 orizzontale sia nome. Non può essere nome, ma non abbiamo ancora inserito una singola lettera, e quindi che facciamo? Andiamo a vedere la parola orizzontale ancora successiva. 10 orizzontale, onesto come Robespierre, e Robespierre aveva fama di essere incorruttibile, e adesso qua sì che ci siamo, perché incorruttibile è una parola di 14 lettere, che è esattamente la larghezza dello schema. Quindi incorruttibile attraverserà lo schema da parte a parte. E dove starà? Starà sulla terza riga, dove abbiamo, guarda caso, le lettere TTI, anch'esse consecutive, e in questo caso possiamo scrivere con certezza nella terza riga la parola incorruttibile.
Chi l'avrebbe detto? La prima parola a essere inserita è stata il 10 orizzontale. Possiamo scrivere anche il numero sulla casella, anche se ovviamente non lo farò per tutte le definizioni, per questioni di tempo. Resta il fatto che abbiamo una parola sicura, incorruttibile. Anzi, ne abbiamo più di una, perché noi sappiamo che con incorruttibile incrociano le tre definizioni verticali che abbiamo trovato. E allora possiamo metterle esattamente dove pensavamo che fossero, ovvero consecutive nello schema. Qua c'è 8 per 1000, qui c'è mattana e qui c'è eritrociti. Direi che abbiamo fatto un netto passo avanti. Mettiamo anche i puntini per indicare le caselle nere, sono pressoché certe, ma mettiamo il puntino perché la regola del puntino non sbaglia mai. Come vedete, nell'uno orizzontale c'è il gruppo di lettere ome, ma non si tratta di nome perché altrimenti sarebbe molto più corto. E allora che succede? Probabilmente è pronome. Siamo sicuri? Io direi al 90%, ma siccome ancora non abbiamo il 100%, andiamo avanti. Sicuramente mettiamo le caselle nere prima e dopo la parola tar e andiamo a vedere cosa c'è dopo incorruttibile, sempre nelle parole orizzontali. 15 orizzontali. Epurazione da regimi totalitari. Questa è purga, probabilmente sarà qui da qualche parte. Non abbiamo certezze su dove metterle, quindi lasciamo perdere. Andiamo avanti. 16 orizzontale. Larry a scuola di magia. Si tratta di Harry Potter e qui abbiamo, guarda caso, OTT. Attenzione, siamo certi che Harry Potter starà qui. Casella nera dopo, casella nera prima. Prima di Potter c'era purga, l'epurazione da regimi totalitari. E ora ci restano solo 5 caselle nelle quali inserirla e quindi possiamo metterla qui. Purga. Facciamo un altro po' d'ordine. Allora, sappiamo che in queste caselle non ci possono essere lettere, altrimenti si formerebbero parole verticali che però non risultano dallo schema. E quindi queste caselle saranno per forza nere pure loro. Torniamo alle definizioni verticali. Cosa c'è dopo gli eritrociti, i globuli rossi? 5 verticale li prendono di mira i paparazzi. Noi pensiamo che dopo il 4 verticale, che è questo il 5, debba cominciare qua, ma in realtà non è detto. Qua potrebbe esserci una sfilza di caselle nere, perché chi prendono di mira i paparazzi sono i divi oppure i VIP. Divi e VIP qua non stanno da nessuna parte, però stanno benissimo qua. Qua ci sta VIP e allora avremo VIP. Mettiamoci anche il numero, che è il 5, per un motivo, perché non esiste un 5 orizzontale, esiste però un 6 orizzontale e quindi per sua natura deve cominciare dopo il 5 verticale. Mettiamo una casella nera qua e scopriamo che il 6 orizzontale in fondo ai Pirenei e I può stare solo qua, perché deve essere dopo il 5 verticale, ma deve essere prima di Tar, che è il 7 orizzontale. Mettiamo anche in questo caso i numeri per capirci meglio. Ricordando che i numeri vanno dall'alto in basso e da sinistra a destra, quindi il 6 sarà sempre a destra del 5 oppure nella riga sottostante. Non esiste che dopo il 5 ci sia per esempio il 4. Perciò guardiamo il 6 verticale che sappiamo esistere, il tessuto ancora grezzo, parola francese è écru. Scriviamo écru, mettiamo una casella nera e adesso direi che è venuto il momento di mettere l'uno orizzontale e l'uno verticale. Avevamo dei dubbi su pronome, però sono fugati dal fatto che l'uno verticale, un agente atmosferico, ha i gruppi di lettere I, O, G. Sicuramente è pioggia. Lo scriviamo e di conseguenza l'uno orizzontale, una parte del discorso, comincia per P, c'è dentro ome, è sicuramente il pronome. E tutte queste altre caselle saranno nere perché se non fossero nere ci sarebbe una parola verticale che comincia, ma in realtà qui abbiamo 5 verticale che è VIP, il 4 verticale è eritrociti e quindi nessun'altra parola può essere in mezzo a queste due. Continuiamo quindi con le definizioni verticali. Non c'è un 7 verticale ovviamente, ma c'è l'8 verticale. La domenica non girano in autostrada, qui c'è una IR e direi che è perfetto, l'8 verticale sta qui ed è TIR, casella nera. Non c'è un 8 orizzontale, quindi qua ci sarà un'altra casella nera, ma c'è un 9 verticale. Consente di rivedere l'azione di gioco. Sappiamo che è il replay. Come posso sapere che replay sia qui e non altrove? Perché qua c'è il 10 orizzontale e siccome il replay è il 9 verticale, deve essere per forza prima e quindi non può stare che qui. A questo punto possiamo velocizzare un po' il video perché basterà per risolvere lo schema alternare definizioni orizzontali a quelle verticali. Andate a vedere, sicuramente con gli incroci riuscirete a progredire nello schema. Ovviamente ci sono tante caselle nere, non sappiamo esattamente quante, dovrete desumerle dagli incroci, però una volta avviato lo schema non sarà così difficile arrivare alla fine. E siamo appunto arrivati all'ultima definizione orizzontale, vi fu gettato Daniele. Tutti noi ricordiamo la tragica fine di Daniele interrante, fu gettato nella fossa dei leoni. Scriviamo fossa dei leoni e la nostra ricerca di parole crociate è compiuta. Anneriamo con un trucco di montaggio tutte le caselle nere e voilà, missione compiuta!